Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Farming Simulator 17. Allora, oggi sono qui per presentarvi una mod che è uscita da pochissimo sul sito ufficiale. Si tratta della tanto e amata Trailer Assist. Che cos'è la Trailer Assist? Praticamente non è altro, sicuramente molti di voi se la ricorderanno anche già dal 15. È quella mod che vi permette di fare le manovre in retromarcia con tutti i rallati del gioco, qualsiasi cosa sia, botte, come potete vedere, botte, rimorchio, carro oppure dumper in quel caso del Fliegel, però comunque sempre rallato perché ha la funzione del dolly. Allora, andiamo un attimino in terra e vediamo subito un pochino come funziona la mod. Allora, apriamo anche gli HUD perché sennò non riusciamo a capire niente. Allora, come potete vedere, la mod si attiva con Left Control T. Ok, adesso è messa impostata quando voi non la usate, sarà impostata così. La mia era impostata diversamente perché comunque quando scendete dal trattore rimane memorizzata. E, come attivarla? Praticamente ha due funzioni, come potete vedere, Control Assist F e Off, scusatemi. Premiamo T, premiamo Ctrl T e verrà fuori Trailer Assist Rotation. Trailer Assist Rotation praticamente sarebbe la funzione che in retromarcia lui andrà sempre vedete quel numero 0, adesso è impostato così. Se noi ci spostiamo, cambiamo l'angolazione, lui continuerà comunque sempre ad andare in quell'angolo che gli avete dato. Vedete? Cercherà di mantenere sempre quel. Adesso vabbè, siamo un pochino nello stretto. Comunque, rotation praticamente serve per mantenere sempre un angolo di sterzata. Adesso vi voglio far vedere magari qua in campo, anche se costiamo un pochino di cultura. Vedete? Lui cerca di adesso andare dritto, ok? Noi gli impostiamo un pochino di rotazione, ok, circa un 90 gradi, ok? E lui, come potete vedere, non andrà sempre dritto, ma cercherà sempre di fare quell'angolatura che noi gli abbiamo dato. Vedete? Adesso gli diamo un 180 gradi, dovrebbe sterzare ancora di più, ok? E manterrà sempre questa qui. Ok, adesso che abbiamo distrutto abbastanza il nostro raccolto, vi faccio vedere anche la seconda impostazione. Perciò fermiamoci, ok, Ctrl T e andiamo su Tool Eagle. Tool Eagle praticamente in retromarcia il trattore tenderà sempre ad andare dritto. Se noi vogliamo sterzare, gli dobbiamo dare un colpetto di sterzo e lui cosa fa? Sterzerà, ok? Ora, io ho anche esagerato, ma teoricamente, perché comunque serve un raggio di, come voi ben sapete, per fare le manovre con i rallati, le sterzate devono essere poco. E quindi ho fatto anche un piccolo, come dire, una piccola gaffe. Però lui cercherà sempre di andare, sempre dritto, in questo caso. La prima cerca sempre di roteare, andare nella direzione data. Invece questo qui se noi gli diamo delle piccole correzioni, vedete, noi vogliamo andare magari un po' più in fuori, lui andrà fuori e poi si metterà dritto. Ok? Se noi adesso vogliamo un pochino, ok, vedete, tac, lui arriverà dritto e olè, e abbiamo schivato i nostri silos. Poi adesso invece vogliamo andare un po' da quest'altra parte, perché vogliamo tornare indietro. Ok, vedete? A questo punto la mod un pochino si incaglia perché l'angolo è troppo e quindi non riesce più a recuperare la botte. Allora, la mod funziona sia con rallati, ho visto, e sia anche con senza la botte, cioè nel senso dumper normale. Adesso io vi faccio vedere col dolly, ma la funzione è sempre quella. Praticamente noi sterziamo, vedete? E lui cerca sempre di andare pari. Noi sterziamo tanto e lui cerca di tornare pari, ok? Vedete, stazziamo proprio tutto, lui riprenderà, ok? E torna sempre pari. Bene, molto
mod semplicissima, non ha bisogno di tante spiegazioni, l'attivate direttamente dall'avvio della partita. Mod sito ufficiale, perciò nessun problema con compatibilità o non compatibilità. E la mod ve l'ho presentata. Allora, ragazzi, vi invito a lasciare qualche pollicione in su se nel caso il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate. Non voglio rubarvi altro tempo, perciò per questo test mod è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.